Eccoci, ci siamo. Ciao Tatiana, ciao Elena. Ciao. Vai Tatiana, raccontaci, prego. Intanto vorrei dire come ho deciso di fare la sessione. Lo sai che ti ho scritto, lo sai, evidentemente lo sai. Ti avevo scritto prima ed è già 2 anni. Però, come sempre, penso che ogni cosa ha il suo tempo. Intanto non c'era Elena in quel momento. Non diciamo nient'altro, ok? Sì. No, 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 assolutamente. Quindi ti Però sei è deciso adesso andata perché... meglio. Ma Esatto. no, sai chi è curioso? In un momento, così, no, devi farlo. Ti ho scritto, tu mi hai detto, scrivi i punti, eccetera. Sinceramente per me era così, così tutto di fretta, era tutto deciso là, che non sapevo neanche cosa scriverti. Ti ricordi, tu mi hai scritto, però sforzati un po', poi bisogna un po' lavorarci su questa cosa, visto che ho già deciso. Niente, era solo fatto carino che credo che è semplicemente arrivato il momento. Quando arriva il momento non c'è niente da pensare, eccetera. Ok, punti sono. Da cosa iniziamo? Ti avevo scritto 5 punti che Guarda, nel mio block notes non ci sono, però a livello. non essere brava. Ah beh, questo sì, il complesso da piccola, quindi però penso che sono fondamentale di avere sempre bisogno di approvazione, di essere sempre al centro di attenzione, di primeggiare. E poi è impossibile, quindi di conseguenza crea sempre il complesso di inferiorità e di non soddisfazione della vita. Delusione nelle persone perché magari non ti apprezzano abbastanza, è tutto un... Si Schiena crea. artrosi, sì. No, sì, ok, passiamo subito al secondo. Sì, artrosi, punto. E la schiena penso che è separata dall'artrosi, però sono due cose diverse perché la Artrosi schiena, mani, giusto? no, Mani. ormai è tutto il corpo. Ok, hai fatto degli esami medici, hai No, capito? Ok. non ho fiducia nella medicina, quindi cerco di E fare con le mie forze. è qualcosa di ereditario nel tuo... Non saprei, i miei sono morti da 20 anni e non c'è nessuno, quindi c'è quello che c'è. So che sicuramente sono interferenze poi. Tutto serve a qualcosa, anche queste cose penso. Sono la nostra forza. Perché se non ce l'avevo quello, non facevo la ginnastica la mattina, non riuscivo a fare la camminata. E sono tante cose, ogni cosa ha il suo perché. Però arriva un momento che credo che ho ancora tante cose da fare, ma con questo tipo di corpo sarà difficile realizzarlo. Quindi ormai è arrivato il momento di apportare le modifiche alla base proprio. Denaro, paura di gestirlo, a gestirlo, in che modo? Diciamo che questo è arrivato con il matrimonio, dove ormai il mio ex era giocatore. Quindi i soldi che andavano via troppo facilmente, entravano troppo facilmente. Insomma, tante delusioni lì e quindi tanta confusione che poi mi ci è voluto un sacco di tempo. Adesso non è proprio così. L'ho scritto come una questione da risolvere, ma in realtà ci ho lavorato un bel po' di anni poi su questa faccenda. Vorrei che non ci sia più nessun residuo. Tu Perché... sei da sola adesso? No, il mio compagno. Hai il No, tuo compagno? C'è ho sempre il lui? compagno adesso. No. Ah, un altro compagno, ok. Sì, sono separata. Infatti Separata. poi a questo punto non ho scritto, però con lui ancora devo risolvere, in quanto mi sono separata ma non mi sono divorziata. E ora, come ora, dopo 7 anni, devo rivederlo, prima di tutto devo riprovarlo, poi devo rivederlo per fare il divorzio. Mi hanno detto in comune che bisogna presentarsi 2 volte, sinceramente
tra virgolette, mi spavento, ci andrei comunque. Però considerando che lui era molto interfetto, tanto è che penso che, vabbè, sono entità molto pesanti, da come le ho viste negli occhi l'ultima volta che l'ho visto. Posso chiederti solo lo sport? Che tipo di... quale sport? Era uno Quale sport sportivo? fosse? Era uno No, sportivo? No. gioco, Giocatore? Ah, nuotatore. giocatore. Ah, pensavo sportivo. No, un No, no, no. giocatore di... Poker, macchinette, eccetera. Ma perché Ah. trovavamo la nostra sala giochi? Turca? Quindi, no, e quando faccio le cose faccio per bene, mi immergo totalmente nella questione per capirla bene. Sì. Tornando a noi, dovrei divorziarmi. Però paura di gestire il denaro, allora ti deriva da quell'epoca lì. Adesso qual è la situazione? No, adesso è molto meglio. Adesso ho lavorato un bel po' e anzi, anche il mio compagno non era, insomma, bravissimo in queste cose, avevamo debiti tutti e due, però insieme siamo riusciti a ritrovare un certo equilibrio. Non è che non ci abbiamo, ci abbiamo vecchi strascichi che quelli ci sono, però nell'insieme, insomma, stiamo bene. E Siamo vuoi riusciti a... sapere se è un'anima gemella, una fiamma o non ti interessa? Penso se Elena lo vede me lo dice, se no non fa niente. Tu hai qualche idea? Ok. Penso anima gemella. Perché cioè, noi abbiamo delle sensazioni e quella è stata subito, da subito. Cioè sentire cuore a cuore che è qualcosa di tuo, molto molto tuo. Però che sia la fiamma, no. Però poi Elena me lo dice, vedremo. Che ci E leghiamo lui... al quarto punto, no? Tu dici che a volte siete madre e figlio, a volte fratello e sorella. Eh sì, in certo senso sì, perché sì, il rapporto si è appiattito e penso che sia sempre di interferenze, però è sempre la scelta nostra. Quindi c'è un qualcosa che o dobbiamo risolvere ognuno per sé o... risolvere ovviamente insieme, oppure era proprio cioè la nostra unione è basata su quello, voglio dire, più di quello non può dare, non lo so. Vedremo. E in più, quel punto non ho scritto, però lui si è ce ne va capo. Sei Quindi forte, Tatiana. È forte, Tatiana. Possiamo dire di dove sei di origini, sì. Sì, certo. Russia. Sì. Penso che la forza viene molto da lì, Penso sì. Cioè, quello che ho visto perché io, in sì. qualche modo la assorbiamo dalla base, cioè dalla terra. Cinque. Fretta nel fare le cose. Delusione se non c'è subito il risultato e quindi probabilmente molli se non c'è subito il risultato. Prima mi diceva Legato Tatiana molto al primo. Credo, che primo punto. realizzi gioielli, oggetti o gioielli. No, scusami, mi sono dimenticato. Realizzavi qualcosa con le mani, ma hai dovuto lasciar stare perché con l'artrosi Facevo le bambole, ambole, sì, ancora, scusami. ancora adesso in realtà ci lavoro in quanto vendo i corsi, sempre per realizzare le bambole. Ora come ora faccio gli accessori, ma non so neanche se questo sarà il mio percorso. Ora come ora lo faccio. Mi piace lavorare con i colori, mi piace. Perché la manualità abbiamo detto sempre che è legata all'anima. Quindi penso che in questo percorso da 6 anni, quando dico da 6, perché da 6 anni ho smesso proprio di leggere i libri. Dopo tutto un percorso spirituale con tutti i maestri del mondo, 6 anni che ho smesso semplicemente di rivolgermi all'esterno e quindi di conseguenza all'istante è nato qualcosa da fare con le mani. Era semplicemente un percorso di tornare a sé. Quindi oggi faccio questo, domani non lo so, non importa, non è quello. Sto bene quando lo faccio, quello sì. Dicevamo su questa cosa.
della fretta, eccetera. Secondo me, questo non per parlare con i vostri termini, però mi esce perché vi ho visti troppi, troppe sessioni, quindi ormai penso come voi. Sono semplicemente entità mentale. Quando inizio una cosa, inizio dall'intuito, sto a posto. Subito poi subentra un pensiero che dici: ah, tanto questo non serve a nessuno. Ah, ma tu lo fai a fare? È ovvio, cioè, ormai le so distinguere anche questi pensieri. L'unica cosa che non so, forse fermarle nel momento che già riescono a trascinarmi in qualche azione. Quindi questo percorso bisogna bloccare assolutamente. Ok, disincarnati, cinema, vuoi fare qualcosa o partiamo? Per me è uguale perché sono morti tutti, quindi... Li chiamiamo tutti in generale. Posso aggiungere due cose? Sì. Perché nel frattempo mi è venuto un po' di cose. Allora. Abbiamo detto di risolvere con l'ex perché in realtà abbiamo un po' di strascichi tipo un finanziamento che sono stata indotta a firmare, cioè non firmare, a fare da garante la mia casa. E questo è ancora uno strascico che lui non paga e io non voglio pagare. Poi. Ah! Queste sono cose però, come dire, giochini. Facciamo qualche gioco che se ti piace tanto, ma pure. È da tempo che sto creando una forma pensiero. Diciamo che del risveglio, diciamo così, che mi ricorda di me. Vorrei potenziarla, se possibile. Cioè, vorrei che sia una cosa ogni volta che io entro nell'illusione, ogni volta che mi distolgo dal presente, me lo ricorda, però più forte. Cioè, devo proprio... succede lo stesso, perché penso che ormai è una bella entità anche quella. Cioè, me lo ricorda, ma non subito. Forse perché ci sono ancora le interferenze. Quindi sono ancora abbastanza offuscata, può darsi anche quello, che magari togliendo le interferenze non ci sarà più bisogno neanche. Sarà sufficiente in poco tempo a raggiungere già la chiarezza. Cioè, tu vuoi ricordarti chi eri nelle altre vite? Cosa No, vuoi ricordare? vorrei rimanere nel presente. Ma cosa vuoi ricordare quindi? Il tuo Niente, ricordo risveglio? di me semplicemente ricordare che sono di rimanere nel presente. Ma io perché esco dalla scuola di Brizzi, quindi quello si chiama ricordo di sé, ma in realtà chiamalo come vuoi. Vabbè. Semplicemente rimanere nel presente e non ricadere nell'illusione. Cioè Va non bene. andare dietro all'entità mentale, eccetera. Ovviamente non avendoli può darsi che non ci sarà più bisogno. Ma siamo nella Matrix. Che assicurazione abbiamo che uno subdolo non riuscirà comunque a conquistarmi, che magari sono stupidella ancora, che ne so io. Non posso essere convinta di me ancora al 100% finché non ho provato questa, l'ho provato e riprovato, in senso un'esperienza, esperienza che mi conferma che è così, ma nello stesso momento comunque rimaniamo nella madre, penso che ci sarà sempre. Tra virgolette, questo rischio. Certo, va Chiamiamolo bene. così rischio. Tatiana, iniziamo? No. No, ciao allora. Ultima cosa. No, Ah, ultima cosa, per favore, per ok. favore, per favore. Sì, Sono vai, troppo vai, vai. curiosa. Sono troppo curiosa, per Dimmi, dimmi. favore. Allora, tu non ridere. Se c'è il male, c'è il deep state, c'è tutto quello che c'è. C'è anche il bianco per bilanciare. Sono curiosa se la gerarchia planetaria, come cosiddetto la chiamano così, ma ha un altro nome, non lo so. Lo so, dai, fai questi occhi, Essere mi buoni? piace.
quelli buoni, se ci sono. Vabbè, gli esseri Bilancia buoni. ci deve È da un po' che essere. non ci sono gli esseri buoni. Beh, la bilancia siamo noi. Però siamo, cioè, non posso pensare che è basato solo su poche persone. In qualche modo più ampio, qualcosa ci deve essere. È anche più. Non lo so, io credo o non credo, smentiscemi. Lo vediamo. Va bene. Gerarchia planetaria. Chiamano così. Gerarchia planetaria. Ok, iniziamo. Eccoci, abbiamo iniziato per Tatiana. Ciao Elena. Ciao. Abbiamo già sentito i punti, sono nella registrazione, abbiamo bloccato solo un attimo. Iniziamo il viaggio. 5. 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Sì, allora, lei. Allora, io la vedo, mi appare, diciamo, come se la vedessi di fianco, no? Davanti a lei c'è tutta, potrei dirti, quello che mi fa vedere è come se fosse all'aperto, nella vita della città, no? Quindi verso la sua vita, ok, lei è in direzione della sua vita e dietro ha quattro, come se fossero, sono come se fossero delle statue che sembrano delle stalagmiti, ok? Però di ghiaccio. Stalagmiti quelle che partono dal Dal basso, pavimento e sì. non dall'alto. Okay. Però di ghiaccio che si muovono e spesso, cioè spesso quasi sempre, ogni volta che lei è direzionata verso la sua vita, quindi che si sta muovendo verso l'esperienza, viene disturbata da queste statue, ok? E lei si gira e dice: lasciami stare, piantala, e cerca di riandare, ma tra tutti e quattro fanno in modo che lei non riesca a spostarsi verso la sua vita. Chi sono questi quattro? Chiamiamoli. Sì. Allora, un leonide, poi c'è questa specie di figura. Allora, è una figura un po' allungata su verde, un verde però. Metallizzato tipo, ok, con i capelli che sono come se fossero rasta, che fluttua, quindi non ha le gambe, ha le braccia, il viso, i capelli, ma il corpo poi finisce senza gambe. Ma di che Ed è legato al strato? secondo universo. Ok. Poi c'è una mantide. È un rettile, una lucertolina. Ok, altre entità eteriche. Sono due DL. In eterico ti dà l'autorizzazione, Tatiana, sì. Sì. La cosa è che non riescono a interferire la 24 su 24, ok? Ma cioè, nel senso, non riescono a stare attaccati a lei, perché lei se è consapevole e li stacca. Ok, però riescono tra tutti e quattro a interferirla tutto il tempo che è sveglia. E di notte si è molto meno, ma a volte riescono anche a farle qualche abduction. Elena, cosa è appena successo? Sono sparite le nostre tre immagini e sono tornate a tutti e tre, quindi non è la connessione di uno o dell'altra. Mentre parlavi.
È un fatto molto raro, non mi è mai successo quasi così. Sì, è quell'essere del secondo universo che ha tentato di toglierci la comunicazione, perché qua c'è, sono molto presenti, sono molto attenti, a quello che stiamo facendo, sono molto allerta. Perché oggi si parla di Russia. Perché Tatiana potrebbe dare una svolta. Potrebbe A cosa? aprire. Allora, già il fatto, io lo vedo proprio che lei non ha questo timore di suo già, no? Lei è molto libera, infatti, si fa vedere e sentire, no? E questo suo, gli manca solo, lei vuole proprio solo, come ha detto prima, che ci sia lo sblocco completo perché lei adesso basta, adesso vuole essere libera, ok? E per loro questo è un grosso problema perché è come se in eterico io poi la vedo dopo, che mentre lei cammina è come se emanasse una luce, molto potente. E tutti quelli che vibrano la sua vibrazione se ne accorgono, compreso, mi viene da dire, proprio la parte russa. Quindi vedo come se avesse un canale sia in Italia che in Russia. È come se ci fosse un richiamo, due canali energetici che richiamano la sua energia, la sua vibrazione. Canale alla terra, Sì, esatto, italiana e esatto. russa. Sì. Vibrazione di Tatiana. 37 miliardi. Però, consapevolezza. 192. Già ho 192. 192 è tanto per iniziare. PS. 43 Dite? 1231. Cervello. 8.9. Ok, il dato è la consapevolezza. Causa esoterica di questa consapevolezza così alta. Molto, molto, molto rara a inizio sessione. Allora, la prima immagine che mi è arrivata è lei da piccola, presumo sia lei da piccola, la vedo a contatto con la terra proprio, freddo, cioè freddo, ma è a contatto con la terra. Lei da bambina che è a contatto con la terra tante ore, direi, per essere piccola, ok? È come se. Poi vedo che passava tanti momenti sola. Sola nel senso che magari la famiglia era impegnata e lei poteva essere tipo nel terreno di proprietà della casa, non so, ok, quindi passava tante ore a fare delle cose con la terra e cercava da subito a darsi delle risposte, che ne so, guardava la terra, prendeva la terra in mano e la analizzava a vedere tutte le cose che c'erano in quel momento nella terra, gli animaletti oppure dei sassi oppure tipi di erba, così, ecco. Parte tutto da lì, è come se avesse avuto la necessità, si fosse creata la necessità fin da piccola di andare alla scoperta delle risposte, di come succede una cosa, perché così aveva gli strumenti per poterla affrontare, mi viene da dire. E questo l'ha portata sempre a studiare, cioè a ricercare, ok? E lei è molto attenta rispetto a quello che noi diciamo nelle sessioni, ok? E vedo che proprio ha imparato, mentre lei ascolta le sessioni, cerca sempre di mettere in pratica quello che sente, ok? E
ora non, appena ha un'interferenza, appena ha un pensiero o un'interferenza, lei se ne accorge, ok? La cosa che fa fatica a fare è tenerli lontani, queste quattro interferenze. Ogni attimo lei è come se si dovesse girare e mandarli via, quindi l'energia viene usata per mandarli via e non per andare avanti nella sua via. Causa esoterica del suo decidersi improvvisamente dopo 2 anni a fare una sessione con me, dopo una sua vecchia sessione che non è servita a niente con altri, decide improvvisamente di farla. Tant'è che quando mi contatta, come dice nei punti, non ha neanche dei punti precisi, no? Di questa decisione repentina. Allora, sì, allora, come se fosse stato tolto. Allora, mi fa vedere questa immagine, mi fa vedere questa immagine di questa piccola piantina che viene sradicata troppo presto. Ok, e lì sotto rimane un buco aperto, no, quindi vulnerabile. Per quanto riguarda la sessione, è come se c'è stato un qualcosa, un istante in cui è successo anche una piccola cosa o un pensiero che ha visto che lei così è vulnerabile, che lascia degli spazi troppo aperti. E in quel momento ha prenotato la sessione, era da fare, era la soluzione in quel momento. Quindi lei l'ha prenotata. Entità che sono eventualmente entrate dopo la sua prima sessione, che prima non aveva e dopo aveva, se ci sono, eh. Ma secondo me questi erano già lì, erano lì da anni, da più anni. Quindi non è successo niente di peggio e niente di meglio. No. Impianti, no, entità mentali. Allora, entità mentali, allora, ce ne sono due, una di livello 2 e una di livello 4. Allora, quella di livello 2 la chiamerei smistamento, quindi come se lei mettesse in ordine le sue carte. E questa entità mentale gliele fa mettere in disordine di nuovo all'istante. Ok, quindi una sequenza logica di passi da fare e dopo un attimo la confusione totale. Si chiama, hai detto? Mistamento. Smistamento. L'entità di livello 4 direi che è proprio direi autosabotaggio, che passa autosabotaggio la chiamerei, passa attraverso lo sminuirsi, quindi dirsi che non è mai abbastanza, che non è mai giusto, che non si può fare, quindi tutte queste frasi per portarla a credere che è lei che è sbagliata, che non è adatta, che non è adeguata. I due DL collaborano con queste due entità mentali. Sì, collaborano queste due entità mentali con l'Amantide e con Leonide, quindi c'è questo meccanismo. Collaborano un po' con tutte o soprattutto con autosabotaggio o solo con autosabotaggio? Sì, con autosabotaggio soprattutto, l'altra è un po' abbastanza indipendente. Impianti. Allora, c'è un impianto mentale che è un filo di metallo, ok, in mezzo, in questa direzione, ok, e alla fine qua fa tipo delle curve verso l'interno. Tutto
tutti i suoi pensieri, tutti, quando intervengono le entità mentali, soprattutto autosabotaggio, ok? E i suoi pensieri vengono fatti passare in mezzo a questi anelli, no? Quindi fa la curva e vengono fuori due anelli. Vengono filtrati attraverso questi due anelli. Quindi quando parte il pensiero, è sano, tra virgolette, passa attraverso questi anelli e viene modificato. Poi, Allora, c'è questa rete. Ok, è in tutto, c'è questa rete che riproduce un po' lo scheletro, ok? Tutto lo scheletro. È una rete, sì, quasi come se riprodusse le varie ossa. Che è una rete di elettrica più che altro. La vedo in questo momento molto molto attiva dalle scapole, le spalle, tutte le braccia e le mani. Quindi attraverso questi impulsi che le vengono dati, lei per fare le cose deve metterci il triplo della forza e della concentrazione, perché è come se venisse rallentata e le cose che lei fa sembrano molto più pesanti. Lo vedo anche nel resto del corpo che funziona, ma qui è molto potenziato sulle braccia. E la schiena è quello perché secondo me è l'artrosi, ok, vedo quell'impianto là. Nella schiena non vedo impianti. Altri impianti. Ah, un anello che praticamente all'altezza del bacino, quindi delle due creste iliache, ha un anello proprio orizzontale, La vita, la sì, cintura. A esattamente, sì. Serve cosa serve? a separare l'energia dalla vita in giù e quella dalla vita in su. Tagliare la metà. Nome del Sì. progetto di Tatiana. Frazionamento. Va bene. Apriamo le porte del cinema. Chiamiamo il suo ex, il suo attuale compagno e tutti quelli che vogliono venire. Vivi, che si presenta. Allora, il suo attuale compagno si presenta, prima fila, molto contento e grato di essere stato invitato. Dice che non si sente all'altezza, quindi si stupisce di essere stato invitato. L'ex marito ha detto col cavolo che entro lì. Vabbè, quindi è da solo al cinema. No, no, poi ci sono. Sì, otto persone russe che vivono in Italia. Che Tatiana conosce? Non direttamente, nel senso come se ci fosse un gruppo, diciamo, un Fan, gruppo diciamo. solidale, nel senso persone russe, no, che si sono trovate in Ah. Italia, quindi ecco, vicino a dove abita lei. Adesso apriamo altri due cinema. Nel primo ci mettiamo tutti i russi, in Italia, in Russia. Sia quelli che seguono ipnosi in Russia, sia quelli che seguono ipnosi con traduttori italiani in Italia, sia quelli che non seguono nessuna ipnosi, tutti russi.
E nel terzo cinema, quanti arrivano di russi? 500.000. Nel secondo, invitiamo, però devo darti la definizione bene prima di partire con l'invito, invitiamo tutti gli esseri buoni, la gerarchia planetaria. La gerarchia planetaria, cioè gli esseri buoni, che sono il contraltare del male, giusto, perché siamo nella dualità. Il male esiste se c'è un bene, se no non possiamo definirlo male, se no è regola, no? Se no è una cosa alla quale non c'è un termine di paragone opposto. Gli esseri buoni, la gerarchia planetaria che suggerisce Tatiana, sono tali solo se aiutano senza un interesse, un prezzo da pagare, una sottrazione di un qualche cosa. Aiutano per il gusto di aiutare, che è sbagliato secondo me, ma va bene lo stesso. Vediamo chi si presenta. No, con quella caratteristica lì. Chi ha queste caratteristiche è dentro il cinema, se no chi ne ha solo una parte è fuori che vorrebbe entrare. Ok, fuori ce ne sono parecchi, tantissimi. Fuori di persone, cioè scusa, persone, di esseri, di, come hai detto, gerarchia planetaria. Sì. Ok, che sono neutri però, nel senso che si fanno la loro vita, cioè è come se noi andassimo, noi buoni, andassimo su un altro pianeta a cercare di aiutarli, che okay, nessuno ha chiesto niente. Lo volete? Non lo facciamo. Ecco, quelli sono così e ne vedo tantissimi. Ogni tanto mi capita, quando sono da solo così, io capita che vado a vedere cosa fanno, sono molto neutri. Ok, ce ne sono un paio che sono entrati. Allora, come faccio a spiegarti? È come se fosse, sono entrati. Due rappresentanti, potrei dirti, però sono trasparenti, nel senso che adesso ti spiego quello che vedo. Mi fanno vedere che è come se ci fosse una parte di loro che vuole aiutare altre specie, tra cui noi. Ok, ma è come se quando cercano di venire ad aiutarci ci fosse una barriera energetica che gli fa venire alla coscienza che non è possibile. Vengono bloccati, vengono respinti perché si intromettono nell'arbitrio dell'altro. Altrui, cioè il nostro per esempio, o di altri posti. Quindi ci sono, li vedo sofferenti perché è come se volessero aiutare, ma non gli è permesso, perché lo farebbero senza chiedere niente, ok? E quindi non gli è permesso, ma non perché non gli è permesso, perché loro si rendono conto che non lo possono fare. Non è nei principi della creazione. Esatto. La creazione nelle mani esclusivamente di una parte subliminale dell'anima, e l'anima non, è l'anima che decide. Quindi è l'anima il contraltare di questo deep state. Sì. Tutte le anime, non Tutte le solo anime, alcune. anche, no, tutte le anime e questa gerarchia planetaria che io vedo fuori dal cinema, quindi quelli neutri che vivono e si fanno gli affari loro, tra virgolette, quindi sono buoni, anche loro, appunto, hanno questa caratteristica qua. Quanti sono di questi esseri che si fanno gli affari loro umani, con Sì, parte con parte subliminale? subliminale, appunto. Allora, 10.000 specie simili a noi, con parte subliminale, 10.000 in più, ne vedo qua fuori. Quindi umane, ma che ne so, con orecchie Sì, diverse, esatto. altezze diverse, Sì, scheletri proprio, diversi, colori 10.000, anche e hanno 10.000. la parte subliminale. Sì.
E lì non c'è il deep state, non ci sono le entità che cercano di succhiarla, questa parte del sistema subliminale. È fatto diverso, allora, ne ho presa una, vedo questo posto. Non hanno. Allora, lì, per esempio, in questo luogo qua, questo mondo qua, di questa specie, viene dall'interno. Hanno un interno di questo mondo che è nero e vivono delle. E ci sono delle interferenze umanoidi, tutto come noi, alieni, che sono all'interno ed è tutto nero e vivono in questo nero. È come se mandassero, utilizzano per interferirli, come se emanassero dall'interno del liquido nero e con questo liquido nero poi li interferiscono, li abbassano le vibrazioni, agisce sull'energia anche, diciamo, dell'atmosfera di quel mondo. Ma quindi questi esseri umanoidi sono tutti interferiti da Sì. interferenze, perché hanno la caramella buona nella pancia, cioè hanno l'anima. Tutti. No, no, metà, no, no, come qua. Sono un po' umanoidi, un po' alieni. No, no, no. Più o meno le interferenze funzionano allo stesso modo, è solo lo strumento che utilizzano che è diverso, a Quindi non seconda ci del. sono esseri umani che sono in un pianeta dove si arriva, si fa un'esperienza magnifica, tipo il film Avatar, no? Dove tutto è magnifico, si vive a contatto con la natura, e poi alla fine della vita, dopo un sacco di centinaia di anni, uno decide se andarsene alla sorgente oppure no. Le interferenze interferiscono poco o niente, o non ci sono proprio. Ci sono alcuni posti dove no, non ci sono proprio no, non è esperienza della materia, perché c'è la materia anche lì, cioè c'è il mondo ed è materia. Quindi anche un minimo, cioè ci sono dei posti dove sono, direi confronto minimo, però sono diverse, sono interferenze diverse. Se dovessimo fare un giochino stupido e dire: ah, quanto mi sarebbe piaciuto rinascere, dimmi la razza o il nome o il popolo o la pianeta o quello che è, dove, tra virgolette, pur essendo umani, si vive meglio. E perché? Allora, questo posto che è una distesa piatta, dove c'è vegetazione simile alla nostra, un'area che è un po' più diversa, direi la composizione è diversa, quindi gli organi sono fatti in maniera diversa. Ok, e potrebbe essere migliore come posto, ma migliore tra virgolette, perché le interferenze non sono riguardo alle emozioni o al nostro sentire, alla nostra mente, ma sono riguardo alle interferenze sono riguardo alle capacità medianiche, potrei dirti. Quindi tutti hanno le capacità medianiche, se non riesci a fare qualcosa significa che c'è un'interferenza. Non so se mi sono spiegata. Come si chiamano? Dove sono? Trasmane, boh, io dico all'inglese, ma non lo so. Trasmane, la specie, razza. Sono in un altro multiverso. Tatiana è Alla stata. direi alla destra del nostro multiverso. Nelle sue 1231 vite parallele, Tatiana è in una di queste vite migliori? Non è lì, in un'altra, quello che ho visto prima, uno di quelli che ho visto prima,
dove è quella terra dove c'era Lì. l'interferenza. Beh, io aggiungerei che non è che questo pianeta o questo scenario dove siamo infilati sia tanto, tanto peggio, eh. Alla fine, se uno si No, no. fa due conti, qui c'è una natura, ci sono delle creazioni, ci sono dei paesaggi, ci sono degli animali che lasciano. Infatti, secondo me sono esperienze diverse, non peggio, migliori o peggiori. Va bene, chiudiamo qui questa piccola parentesi. Perfetto, quindi il terzo cinema resta vuoto. Chiamiamo tutti i disincarnati di tutte le generazioni di Tatiana, genitori in primis, portale aureo. Dimmi quanti intervengono. E se i genitori si presentano in prima persona davanti a te. Sì, dicendo i genitori davanti, ok, di seguito questo ha fatto sì che si mettessero tutti in ordine di nascita, quindi genitori, poi nonni, bisnonni, e sono 365. Uno per anno. Che numero strano, 365. Ok, i genitori ci sono. Sì, davanti. La mamma vuole lasciare un messaggio. Così è rimasta molto nella sua essere molto ferrea, rigida, fredda, mi viene da dire, non so, mi appare così. Non so se era questa vita o un'altra, secondo me è questa però. Così. Non è molto simpatica. Le dice: devi essere più composta. E il padre? Il padre sta ballando, come se fosse un ballo, di corte, viene da dire. E quindi arriva vestito, deve essere una vita passata perché ha degli abiti tipo 6-700, 1600, 1700. Ha degli abiti, questo mantello dietro e balla da solo. A entrambi la VIC, la prendono? Sì. E adesso richiediamo un messaggio alla madre. Adesso mi sento molto più libera. Ero incastrata in quel vestito che era molto, molto stretto. E dice a Tatiana: oh, adesso come sei bella, adesso ti vedo. Sei proprio bella. E la carezza. Questo è il messaggio del padre. Questa è la mamma. La madre. Sì. E il padre? Il padre vede quanto è stata dura questa vita e quindi si rende conto che si era voluto rimettere nella in un'altra vita più leggera e che non ha avuto il tempo di vedere Tatiana e i fratelli di Tatiana, mi dice: non so se ne ha. E adesso
contento di poterla vedere. Va bene, li salutiamo. Tutti dentro e chiudiamo il portale Aura. Causa esoterica della paura di non essere brava, Elena. Sì, l'entità mentale di livello 4. In collaborazione con l'amante del Leonide, tutte e due. Allora, l'amante la convince, il Leonide è più brusco, quindi è come se Leonide desse il primo pensiero che le ferma i suoi pensieri. Okay, insieme, cioè ovviamente in collaborazione con l'entità mentale 4, e poi l'amantide le mandasse dei me i messaggi un po' più subdoli, no? Quindi per convincerla. Connessioni eventuali con altre vite e questo aspetto, non essere paura di non essere brava. Ecco, quando tu mi dicevi connessioni, ho visto quell'entità che arriva dal secondo universo, quell'interferenza del secondo universo, che è legata a tutte le religioni, quelle convinzioni induiste, no? Quindi quella teoria, un po' sì, legata un po' alla teoria, non proprio del karma in sé, ma in generale quell'aspetto lì. Ok, che è come se le mandasse l'idea, anche magari un po' inconscia, no? Come se le facesse venire il dubbio che da lì lei non può uscire perché è una cosa che si porta da vite passate, soprattutto una dove era in questo, vedo che in questo. Non so come si chiamano, monasteri, non mi ricordo, no, quelli in India, non mi ricordo, Ashram. tipo degli ashram, ok, sì, dove lei era lì e si è rinchiusa lì, tipo a pregare, a meditare, a ripetere i mantra tantissime ore al giorno come punizione. Per aver fatto un torto mentre era fuori, invece, prima di entrare nell'ashram. Mi ha fatto vedere questa vita qua. Causa esoterica dei problemi alla schiena. Allora, mi fa vedere come se avesse due ali, però chiuse. Ferme dietro, cioè più o meno direi dalla tutta la parte dorsale, tutte le vertebre dorsali, ok? Quindi due ali lunghe come le vertebre dorsali, ma sono chiuse e attaccate insieme. Quindi è come se lei avesse delle ali che gli sono state bloccate e quindi allora, prima di tutto ha i movimenti limitati, la limitano, ok? Nei movimenti. E seconda cosa, tenta di muovere le ali, ma sono appiccicate, quindi c'è anche una fatica per provare a fare questo movimento. Artrosi. L'artrosi, secondo me, è proprio quell'impianto. Di canali energetici tipo elettrici che corrispondono a tutto lo scheletro e soprattutto alle braccia. La limitano, cioè, le aumentano la fatica e le limitano il movimento. È l'artrosi che le ha impedito di andare avanti nel costruire bambole. No, secondo me quella è un po', diciamo, una
Mi viene da dire scusa, ma volevo, la parola è un'altra, cioè quello che si è raccontata, perché in realtà quello di costruire bambole le piace, ma come se fosse un passaggio già, cioè una cosa già superata, okay? Un'esperienza fatta e superata, nel senso che non è la meta. È solo uno strumento per Saggio. arrivare. Sì, un passaggio. Qual è la meta? Allora, la meta, allora, quello che mi fa vedere è come se lei facesse uno scanner di una persona che ha davanti con le mani. E mentre passa le mani, riequilibra tutte le... come se lei vedesse proprio ogni minima riga del corpo energetico, di ogni Fuori cellula. posto, no? Quelle fuori posto e le Sì, mette a posto. esatto. Per arrivare lì, però, deve essere, ovviamente, deve essere molto, pronta a... cioè deve evitare che venga interferita di nuovo, no? Che se no trasmetterebbe delle interferenze, e la cosa essenziale è che sia in grado di creare uno scudo talmente forte mentre lavora sulla persona che non venga interferita in quel momento. Ecco. Però io vedo che la meta è quella dove lei sarà in grado di fare questa cosa, quindi schermare completamente la persona e essere in grado di tenere lente, di non essere interferita. Pranoterapeuta. Sì, però è una cosa particolare, cioè lei lo fa da in piedi, vede proprio, cioè vedo che lei vede, mi fa vedere che vede queste righe verdi smeraldo, ok? Dove vedo anche tutte le cellule, molecole. E quindi lei passa con la mano e dove queste righe, queste cellule sono, vibrano male, lei le riequilibra. Rapporto con il denaro, paura di gestirlo, causa esoterica, connessioni con le vite parallele e io direi causa esoterica anche dell'incontro con il primo compagno marito, che se c'è un divorzio. Allora, quando ho incontrato suo marito, ok, in quel momento lì proprio, le sue vibrazioni erano a un livello tale che è stata interferita in quel momento, vedo, da un lupo nero proprio rabbioso. Ok? La loro relazione è iniziata con l'interferenza di questo lupo. Quindi tutto il processo è stato accompagnato da questo lupo. Diciamo, la parte economica era interferita da questa energia qua. Tutte le volte che avevano difficoltà a livello economico, quindi che il denaro è come se loro non avessero proprio il controllo. Cioè andava, veniva senza neanche che si accorgessero. Ok, tutte le volte che andava il leone. Il lupo in eterico è come se a cani strappasse un pezzo dei loro vestiti, cioè, fino ad arrivare alla carne. Il rischio era quello, sarebbe stato quello se lei Lei si è non si fermata in fosse. tempo. Sì. Ok. Lei e lui si erano incontrati in altre vite? Lei adesso ne ha un po' paura. Ne ha un po' fastidio a rivederlo per quell'occasione. Ah sì, perché lui c'era proprio il lupo. Lui è il lupo. Diciamo che lui porta l'interferenza del lupo, ecco. Ok.
Mandiamo a lui, se l'accetta, una ciotola dentro la quale, da cani, da lupo, dentro la quale c'è tutta l'informazione della sessione Opportunity, dove c'è protagonista un nostro amico che conosciamo molto bene, che aveva il problema del gioco. Se non erro, si chiamava Vadim, giusto? Opportunity era una controentità mentale collettiva del gioco d'azzardo, gioco delle scommesse, macchinette, questa roba qua. Tutta questa roba qua, oggi parlo male, scusate, ed era un'opportunità per imparare delle cose. L'accetta la ciotola? Molto guardingo. No, l'interferenza riesce ad avere sopravvento. No, Non la vuole. no. Va bene, gli mettiamo 12 ciotole con questo contenitore, con questo contenuto intorno e ce ne andiamo. Magari con un momento di disattenzione delle interferenze, mette un piede nella ciotola. Una delle 12. Va bene. Non si può interferire, non si può imporre ovviamente, non si può salvare gli esseri buoni, No, infatti no. deporrebbero. Però si mette l'informazione lì. Siamo qui per l'informazione. Se non è il momento, bene, se non è, se è il momento, meglio ancora. Diamo tutta l'informazione. Sì. Appunto, a proposito di questo, anche con, cioè, se noi andassimo in un altro mondo dove ci sono esseri come noi che sono neutri, ok? E andassimo là a chiedere noi aiuto o informazione, loro potrebbero darcelo, ecco. Cioè, la differenza è questa, che non vai nel posto di qualcun altro a dirgli cosa deve fare. Ma puoi andare a chiedere aiuto. Ecco, quello è diverso. Puoi andare a chiedere aiuto. Sì. La Russia chiede aiuto. La Russia pensa di non aver bisogno di aiuto e pensa di adesso di dover difendere quello che ha, perché pensa di aver già tutto. Va bene. Noi offriamo, possiamo sempre offrire, offriamo tutte le informazioni delle nostre sessioni, quelle che ho fatto con te, Elena, Monica e tutte le altre, i 500.000 del secondo cinema, i russi un po' svegli, e a tutta la Russia. Un 30% prende le informazioni. Molto incuriosito e interessato. Questo non c'entra niente con questa sessione, ma ne approfitto un attimo per chiederti una cosa sulla Russia che mi è sempre stata a cuore. Ho già verificato in passato, ma riverificherei adesso con nuovi presupposti. C'è un luogo, credo, se non sbaglio, in Siberia, da cui viene estratta una pietra, la shungite, molecola del fullerene, atomi di carbonio, molecola inesistente in tutte le parti del mondo se non lì. È il fondo di un ex lago. Quindi probabilmente il lago è stato creato da un oggetto esterno che è Infatti, piombato lì. È non così? so. Sì, non è un oggetto che è piombato lì. Io vedo che c'erano lì. Potrei dirti che secondo me era tipo una stazione spaziale e sono scesi lì a proposito, di proposito. Perché hanno lasciato questo materiale? Che cos'è questo materiale?
Allora, un materiale che utilizzavano per analizzare il terreno lì intorno, le rocce, il terreno, perché ha un'energia particolare, un'energia, una vibrazione particolare. Allora, se io guardo così in eterico è come se la roccia intorno si illuminasse, ci fossero delle piccole, come piccole scintilline luminose, no? Perché la Shungite lavora bene in un orgonite e lavora bene in un ambiente dove ci sono dei campi elettromagnetici schermandoli? Allora, se io vedo questi tre elementi insieme, ok, li metto insieme, si crea proprio a livello quantico, quindi delle particelle, una, è come se si creasse, inizia a formarsi lì intorno, come se si formasse tutta una cupola di schermatura, proprio a livello molecolare, di quanti, a livello di proprio quanti, particelle quantiche si formano tutte assieme, un po' simile, non è la stessa forma, ma è come se tu fai ghiacciare l'acqua, no? Che se la guardi al microscopio diventa tutta una rete rigida. Non è fatta con la stessa forma, ma il concetto è lo stesso. Quando loro si uniscono è come se ci fosse questa rete rigida di quanti, di energia quantica, di protezione. Tipo, viene fuori, cioè se è un cerchio viene fuori la cupola. Quindi da ogni unione di queste molecole parte questo muro di particelle quantiche. Beh, chiusa parentesi sulla fungite. Torniamo su Tatiana. La fretta di fare le cose. Delusione se il risultato non è immediatamente disponibile. Causa esoterica. Sempre quantità mentale di livello 4 in collaborazione, ecco qui è il Leonide, la fretta, no? Che fa le cose. Fa e poi arriva la mantide a dirle, vedi se è sbagliata, vedi non va bene, vedi bla bla bla. Il leone fa tum, 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 le fa cambiare cose, le fa fare di fretta e la mantide poi lavora invece proprio con i pensieri, con l'entità mentale di livello 4 in collaborazione. Sì, io in eterico vedo proprio che è come se Leonide la fa muovere, okay? Quindi come se la spingesse, quindi, no? Come se, cioè, se uno ti spinge sei un po' barcollante, perdi l'equilibrio, ok? E quindi poi la mantide le dice, vedi, torna indietro perché se no non sei capace, perdi l'equilibrio, ecco. Diciamo che tradotto a livello, non so, per darle un filologico, ecco, può essere questo il processo. Compagno, fiamma, anima gemella. Allora, prima mentre parlava già vedevo questa cosa. Allora, ho visto molto chiaro la loro unione di cuore, la stessa vibrazione, la stessa energia. Ok, si parlano molto chiaro col cuore, solo che lui è molto bloccato, molto pauroso, molto fermo e quindi Evolve, lui è lei bloccato nella sua evolve, evoluzione. esatto, sì, non riesce a fare passo fuori dal quadrato, ecco. Al Quindi sì, momento al potrebbero momento. essere tutto quello che vogliono, ma al momento cosa sono? Adesso sono anime gemelle, di livello 3. E lui si accini. Quindi sì, appunto, c'è anche quella parte Bene, Tatiana ipotizza una forma pensiero risveglio personale. lì. Ce n'è bisogno? Lei è già in un risveglio personale?
Allora, lei è perfettamente risveglio personale e c'erano queste entità che la distraevano, quindi la sua energia era spesa per dirle di piantarla, ok? Quindi lei, forse lo strumento che aveva trovato era proprio questo, però, come diceva, non era secondo lei abbastanza potenziato. Quindi cosa faceva? Lei diceva io sono qui nel qui e ora e quindi riusciva a, non dare, a mettere un po' più energia verso quello che voleva. Aspetta, verso quello che? Perché poi sei andata via. Verso quello che vuole fare e che sente che è la sua strada, ok? Quindi verso la sua evoluzione, verso il suo benessere, centrata in sé, e quindi non perdere energia per mandare via l'entità. Diciamo che aveva trovato questa strategia per ricordarsi, diciamo, per accorgersi sempre di più quando veniva interferita, ok? Si può chiamarla come vuole, nel senso forapensiero, quello che è semplicemente che riusciva sempre di più ad essere sempre più allenata a essere in contatto diretto con la sua PS che le faceva vedere che era sulla strada giusta e non dava energia alle interferenze. Ecco. Questo quando? Quando durante la giornata o da quanto? Da tutte e due. Un 6 mesi che vedo che è efficace, soprattutto per quanto riguarda il suo obiettivo di vita, diciamo un obiettivo che può essere lavorativo, quindi lì riusciva a essere più centrata su di sé, okay? E poi anche a livello, verso il livello, la parte economica, okay, riusciva a, c'erano dei momenti dove riusciva a essere proprio più centrata, più rilassata anche, con meno paura. Un po' meno la parte economica, di più la parte lavorativa. Vedo che quando lei faceva le sue bambole, fa le sue bambole, in quel momento lì è proprio connessa con sé, quindi, no? Riesce a focalizzare dove vuole andare. Ok, facciamo una cosa secondo me altrettanto utile. Facciamo in modo che Tatiana si ricordi adesso tutte le sue vite parallele. 1231. Più risveglio personale di così non c'è. Ed è una sua... è farina del suo sacco, cioè... Lei ha imparato certe cose, è venuta qui e le ha dimenticate tutte, un po' le ricorda, di fatto. Lei non sarebbe lei se non avesse fatto queste esperienze, non le ricorda nei dettagli, noi gliele facciamo ricordare nei dettagli perché diventerebbe matta e sarebbe Infatti. invasa da emozioni Informazioni. contrastanti, informazioni, sicuramente c'è una vita in cui è stata uccisa male, trucidata. Sì, allora la vedo sgozzata e poi buttata in un fiume. C'è una vita in cui uccide perché è un soldato, uccide il nemico. N'è una dove ha ucciso un uomo, è riuscita a uccidere un uomo con un coltello che tentava di violentarla. Ok, non gliele vogliamo far ricordare tutte, ma consolidare quell'informazione lì, sì. Io non userei neanche forma pensiero che mi sa tanto No, di altro. infatti, perché poi Informazione. rischi di collegarti di nuovo a qualcosa di esterno e poi potrebbe diventare un'interferenza, no, un'entità Infatti. mentale, quindi no. È una questione di metodologia e anche di consapevolezza. È scomparsa Tatiana, ma andiamo avanti. Cosa ti ho chiesto? Ti va di arrivare le informazioni? Sì, sono arrivate. Sì.
C'è proprio come, allora, tutto un cerchio di sue vite parallele, ok? Lei ha questa vita in mezzo e c'è proprio un flusso, è proprio l'energia viola, l'informazione arriva così. Va bene, andiamo al cluster. Tatiana svolta adesso. Questo escamotage che ci siamo inventati serve a eliminare tutti i patti e i contratti e in un colpo solo tutte le entità, gli impianti e soprattutto le entità mentali, quelle che lei ha riconosciuto ma che non ha saputo eliminare da sola. O probabilmente le avrebbe eliminate da sola, ma ci avrebbe messo mesi o anni. Scusa un attimo. Ok. E Tatiana, io non riesco, dovresti disattivare tu il microfono. Io non so. Ah sì, adesso riesco. Beh, fatto, l'ho fatto, ok. Ok, tranquillo, tranquillo. Andiamo al cluster. Eravamo al cluster, Tatiana. Come li vedi i contratti? Come se fossero delle palle di neve, ci sono queste specie di, come delle volte fatte bianche, ok, quindi un cerchio fatto di volte. Una stanza circolare fatta di volte bianche, dove ci sono inserite queste palle bianche che sono tutti i contratti di tutte le vite. Cosa ne fa? Ha già aperto il portale definitivo prima, adesso le butta tutto dentro. Ah, già si è portata avanti. Perché così di fretta? Perché sa che lei era molto diretta, dice butto via tutto, so come fare, lo faccio. Benissimo. Lo chiuda e vediamo se crea da sola un dispositivo energetico che controlla, stabilizza, equilibra questo spazio. Per sempre. Sì, ha creato come se fosse una specie di cavolo, ok? Quindi delle foglie, una sfera all'interno, e poi con la mano. Alla sfera facendo delle spirali ha portato l'energia in tutto il cluster e ora si è aperto tutto il cluster. Avatar. È seduto sulla sedia e ci guarda con sfida. Tatiana ha aperto il portale definitivo. Lo sta prendendo, sta buttando tutto dentro. Chiuso.
Le quattro stalattiti, giusto? Cioè il leone, il secondo universo, la mantide, il rettile, i due DL. Sto facendo stessa. La stessa forma che ha fatto prima. Quindi una specie di cavolo e poi con la mano tira sulla energia. Ma Sì. le entità ci sono ancora? Ah, no, no. Quindi cosa fa lì? Mette dove c'erano le entità eteriche, mette una sua creazione, una Deternum Tatiana. Sull'avatar. Ah, sull'avatar. Sì, ancora l'avatar. Entità eteriche, mentali, impianti e progetto, esiste ancora? No. Nuova frequenza. Trecentottantanove miliardi. Consapevolezza. 251. Però. PS. 69. Vite. 212. Come? 812. Ah, capito 212. No. Cervello. Momento 9.6, 9.7, 9.6, 7, 6, 7, fa Ok, così. è tanto il cervello, ma rispetto agli altri valori mi aspettavo di più, sinceramente. Perché alla fine le capacità medianiche non sono così incrementanti. È come se finora ha lavorato su altri aspetti, quindi più. Si è più strutturata in maniera verso il suo benessere a livello più materico, ok? Più della Matrix, e ora è come se si fosse riservata la sua parte medianica da adesso in poi. Quindi ora la sua attenzione è tutto su sviluppare le capacità medianiche bene. Come se per lei è stato meglio la PS, no? Dice, prima liberarmi di tutte, diciamo, le cose su cui dovevo lavorare a livello più proprio di vita sulla Terra, no? E poi, essendo tranquilla, diciamo, serena e ormai. Come posso dire, A ormai posto. consolidate, ecco, questi strumenti, diciamo, più materici, ora sono libera di sviluppare appieno le mie capacità medianiche, cercando appunto di non farmi interferire, diciamo, l'allenamento è anche quello. Va bene, nel cinema il compagno cosa fa? Sì, è come se sente la differenza ed è un po' malinconico, un po' triste di questa differenza, nel senso che sa che probabilmente prima o poi la deve lasciare andare. Gli otto russi cosa fanno? Si guardano e dicono: interessante, interessante questa cosa, interessante, così. I 500.000 nell'alto nel secondo cinema. Allora, si è creata una. È come. C'è questa cosa strana. Si sono alzati in piedi e. Come se Tatiana stesse trasmettendo in eterico la vibrazione della cultura russa, della terra russa, in maniera però quella nutriente, quella che nutre, quella. Che vibra alto e si stanno tutti connettendo. Ok, mettiamo le informazioni di tutte le sessioni e di questa, siccome abbiamo parlato di terra, nella terra, cioè il terreno russo, qua e là. Se viene accettata dalle persone, resta lì, se non viene accettata, se ne va. Tutto
tutta la terra rossa. C'è tutta quella parte che prima aveva risposto positivamente, quindi quel 30% che lo tiene, e in più c'è un altro 10% che lo tiene per la sua terra. 40. Sì. Messaggio finale di Tatiana a se stessa. Il nostro secondo passaggio ora è proprio quello di allenarci con le capacità medianiche, l'aumento delle vibrazioni e la visione dell'energia. Quindi ora concentrati sull'utilizzo delle tue vibrazioni e allenati a tenere lontane le interferenze. Che già lo sai fare, allenati solo a farlo. Ora che sono proprio tutte lontane, puoi imparare proprio a non farle neanche avvicinare. Come la vedi? Rispetto alla sua vita, da adesso in poi, futura. Sì, è come se si fosse aperto davanti, lei ha. Diciamo, il suo orizzonte è un campo di vibrazione vitale che inizia ad andare ad esplorare, quindi inizia a muoverla con le mani così in eterico. Poi prova a fare i movimenti, fa tutti dei movimenti come prima cosa. E c'è tutto l'orizzonte dove lei andrà a esplorare le varie, proprio come funziona l'energia, imparare a vederla, a sentirla. Come facciamo solo un check, finale, domanda finale, come la vede in merito al suo futuro divorzio? Quel passaggio no, che non la preoccupa così tanto, ma che un po' la infastidisce. Allora, se lei, quando è il momento di affrontare tutto ciò che riguarda il divorzio, anche solo dei pensieri o delle telefonate o dei documenti, prima si deve centrare, sentirsi proprio nel qui e ora con se stessa, ok? E poi mettere la sua bolla di energia, il suo ad eternum fatto come vuole lei, con la sua vibrazione, e questo farà sì che tutto fluisca e che lei venga guidata nella direzione più fluida. Va bene, disconnettiti da tutte e tutti, Elena, e dimmi quando sei pronta.